Libro La pelle di Curcio Malaparte. Curcio Malaparte che aveva un can, un caiù, che si chiamava Febo. Un bel giorno Febo uscì, non stavo a contar cosa che è successo, io lo cercai ripetutamente, prima in città, poi per le strade, poi nei canili, poi finalmente uno che ha detto: ma perché non ti provi a vedere in una clinica veterinaria dove che so che chi va a rubare i cani per portarli. Allora, partirò direttamente da quello che scrive il signor Curcio Malaparte alla ricerca del suo cane. Dopo essere stato all'università nella mattinata, dove chi che ha detto siamo tutti andati a mangiare, nel pomeriggio tornai all'università, entrai nella clinica veterinaria, il cuore mi batteva, non potevo quasi camminare, tanto ero debole e oppresso dall'ansia. Chiesi del medico di guardia, gli dissi il mio nome. Il medico, un giovane biondo, miope, dal sorriso stanco, mi accolse cortesemente e mi fissò a lungo prima di rispondermi che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutarmi. Aprì una porta, entrammo in una grande stanza, nitida, lucida, dal pavimento di linoleum azzurro. Lungo le pareti erano allineate, l'una a fianco dell'altra, come i letti di una clinica per bambini, strane culle in forma di violoncello. Adesso si fa difficile. In ognuna di quelle culle era disteso sul dorso un cane, dal ventre aperto o dal cranio spaccato o dal petto spalancato. Sottili fili d'acciaio, avvolti attorno a quella stessa sorta di viti di legno che negli strumenti musicali servono a tenere le corde, tenevano aperte le labbra di quelle orrende ferite. Si vedeva il cuore nudo pulsare, i polmoni dalle venature dei bronchi simili a rami d'albero, gonfiarsi proprio come fa la chioma di un albero nel respiro del vento. Il rosso, lucido fegato contrarsi adagio adagio. Lievi fremiti correre sulla polpa bianca e rosea del cervello come in uno specchio appannato. Il groviglio degli intestini districarsi pigro come un nodo di serpi all'uscire dal letargo.
e non un gemito usciva dalle bocche socchiuse dei cani, crocifissi. Al nostro entrare tutti i cani avevano rivolto gli occhi verso di noi, fissandoci con uno sguardo implorante e al tempo stesso pieno di un atroce sospetto. Seguivano con gli occhi ogni nostro gesto, ci spiavano, le labbra tremando. Immobile in mezzo alla stanza mi sentivo un sangue gelido salire su per le membra. A poco diventavo di pietra, non potevo schiudere le labbra, non potevo muovere un passo. Il medico mi appoggiò la mano sul braccio e mi disse: coraggio. Quella parola mi sciolse il gelo delle ossa, lentamente mi mossi, mi curvai sulla prima culla e di mano in mano che progredivo di culla in culla il sangue mi tornava al viso, il cuore mi si apriva alla speranza. A un tratto vidi Febo. Era disteso sul dorso, il ventre aperto, una sondra immersa nel fegato, mi guardava fisso e gli occhi aveva pieni di lacrime. Aveva nello sguardo una meravigliosa dolcezza, non mandava un gemito, respirava lievemente, con la bocca socchiusa, scosso da un tremito orribile, mi guardava fisso e un dolore atroce mi scavava il petto. Febo, dissi a voce bassa, e Febo mi guardava con una meravigliosa dolcezza negli occhi. Io vidi Cristo in lui crocefisso, vidi Cristo che mi guardava con gli occhi pieni di una dolcezza meravigliosa. Febo, dissi a bassa voce, curvandomi su di lui, accarezzandogli la fronte. Febo mi baciò la mano e non emise un gemito. Il medico mi si avvicinò, mi toccò un braccio. Non potrei interrompere l'esperienza, disse. È proibito, ma per voi gli farò una puntura. Non soffrirà. Io presi la mano tra le mani e dissi, mentre le lacrime mi arrivavano il viso, giuratemi che non soffrirà. Si addormenterà per sempre, disse me. Vorrei che la mia morte fosse dolce come la sua. Io dissi, chiudergli gli occhi, non voglio vederlo soffrire, ma fate presto, fate presto. Un attimo solo, disse il medico, e si allontanò senza rumore, scivolando sul molle tappeto di linoleo. Andò in fondo alla stanza, aprì un armadio. Io rimasi in piedi davanti a Febo, tremavo orribilmente. Le lacrime mi solcavano il viso. Febo mi guardava e non il più lieve gemito usciva dalla sua bocca. Mi guardava fisso con una meravigliosa dolcezza negli occhi. Anche gli altri cani distesi sul dorso nelle loro culle mi guardavano fisso. Tutti avevano negli occhi una dolcezza meravigliosa e non il più lieve gemito usciva dalle loro bocche. Ad un tratto un grido di spavento mi ruppe il petto. Perché questo silenzio, gridai? Che è questo silenzio? Era un silenzio orribile, un silenzio immenso, gelido, morto, un silenzio di neve. Il medico mi si avvicinò con una siringa in mano. Prima di operarli, disse, gli tagliamo le corde vocali. Noi vada a morirti qua, a parte. Assassini, assassini! Io e te non parlare per loro e astenerci dal rappresentarli, ascoltiamo noi tutti il loro silenzioso pianto di agonia e aiutiamo quel pianto a essere ascoltato dal mondo. Sono qua per qui. Scusi me. Sì.